Ciao a tutti! Allora, oggi voglio fare, io ho qui sempre una cosa, quindi fidata, agendina, non fate caso, quindi se abbasso gli occhi per guardare, ma mi sono fatta un po' di appunti perché oggi io voglio fare un video un po' serio, chiacchiericcio, prendendo spunto dall'ultimo video che ho visto di Barbie Xanax, in cui si parla della make-up addiction, quindi della dipendenza dal make-up, come diciamo acquisto compulsivo di prodotti di make-up oltre diciamo le normali necessità, comunque esigenze che può avere appunto una persona normale come me, come voi, che non sia quindi una professionista del make-up o comunque una youtuber affermata che si occupa solo appunto di prodotti di make-up, di beauty. Il mio video io lo voglio diciamo dividere in due parti per evitare comunque di fare diciamo un discorso magari senza senso, lungo e confuso. La prima parte vi voglio diciamo raccontare quelli che secondo me sono i sintomi o comunque le cause di questo appunto impulso, di questa anche prigione mentale. E la seconda parte invece la voglio dedicare a raccontarvi come io alla fine me ne sono comunque liberata e quindi come mi sono, tra virgolette, autocurata. A me il video di Barbie Xanax è piaciuto molto, però il mio appunto è diciamo orientato proprio a parlarvi della mia esperienza. Perché anch'io, secondo me, sono stata nei primi anni in cui appunto facevo video su YouTube e quindi tutto è iniziato comunque con YouTube, un po' una makeup addicted. Infatti, secondo me, il problema sono appunto proprio i social, ma comunque in generale appunto la società, comunque questa, diciamo, continua voglia, comunque anche necessità di dover apparire sempre perfette, alla perfezione ed essere comunque sempre costantemente aggiornati su tutte le novità che poi sono comunque frivolezze, no? Basta pensare tipo alla corsa che c'è ogni anno per il nuovo modello di iPhone, perché tutti devono possederlo, ma non solo si vuole possedere quella cosa, ma c'è proprio la necessità, proprio la voglia, io la ritengo proprio un'esigenza, di mostrare al mondo che si ha quella cosa, l'ultima uscita, anche quella più costosa, perché è come appunto se tutto ruotasse, quindi tutta la persona ruotasse intorno a quella cosa, a quell'oggetto, a quelle cose materiali, e quindi come se la persona di fatto di per sé non esistesse come persona, ma solo come appare. Quindi secondo me, ecco appunto, la make-up addiction va vista però non tanto come diciamo il fatto comunque di truccarsi magari, che so, tutti i giorni, di sentire appunto questa necessità di truccarsi tutti i giorni, ma più come appunto impulso a comprare, perché comunque ci sta che uno si voglia truccare, non dico tutti i giorni, ma comunque quando si esce, quando si va al lavoro, comunque per apparire comunque, non dico più belle, perché comunque siamo sempre noi, ma comunque per coprire magari qualche imperfezione, sembrare comunque sì, più carine, o comunque sentirsi più carine e quindi più sicure anche di noi stessi, perché comunque se abbiamo, che ne so, un brufolo, una cosa, magari ci fa sentire un pochino più insicure. Quindi non è questa la makeup addiction, ma è proprio l'impulso a comprare. Allora, diciamo che all'inizio, quando io ho aperto il canale, avete visto poi insomma anche i miei video che facevo all'inizio, erano tutti i video haul di make-up, perché stavo dietro a tutte le nuove collezioni che uscivano dei brand che mi piacevano e le compravo tutte, perché comunque all'inizio c'è questa voglia di imitare le youtuber più famose, perché comunque uno pensa, se loro facendo questo sono comunque diventate famose
e quindi riescono anche a vivere grazie a YouTube e quindi alla loro passione, perché non posso riuscirci anch'io? E quindi lo faccio anch'io. E quindi all'inizio si comprano tutti questi appunto trucchi, tutti questi appunto prodotti, anche appunto per fare questi video, e quindi si compra l'ultima palette che esce per farla vedere, per dire cosa se ne pensa, e quindi c'è questa corsa continua a voler stare dietro ai video delle youtuber più famose, e quindi si compra. E quindi io a volte mi ritrovavo, secondo me poi un problema è anche la noia, perché io mi ritrovavo appunto a volte nei momenti morti della giornata in cui magari non so, stavo facendo una fila o stavo aspettando per qualcosa, o comunque magari non so, aspettavo di uscire dal lavoro, per dire, no? In quei minuti, non sapendo cosa fare, andavo a guardare i siti di make up e compravo, magari ecco appunto, compravo anche per noia, perché non sapevo cosa fare, e lì è tutto comodo, è tutto a portata di mano, stanno lì, le cosine le vedi, sono belle, le compro, anche perché è molto appunto eccitante aspettare che ti arrivi il corriere con queste cose nuove. È eccitante scartarle, vederle, annusarle, perché spesso hanno proprio dei buoni profumi, vedere appunto i colori, vedere questi packaging molto accattivanti, brillanti, luccicanti, è comunque qualcosa di eccitante, non è come quando ricevi un regalo, insomma, sei smanioso, voglioso di scartarlo, di guardarlo, di toccarlo, di farlo vedere. E all'inizio poi, quando appunto comunque inizi appunto a comprare, però non ti rendi conto neanche di spendere tanti soldi, almeno per me era così, perché che ne so, magari questa settimana compravo 20 euro di prodotti da Kiko, vabbè 20 euro, poi magari la settimana prossima 30 euro da MAC, per dire, no? 15 euro di qua, quindi ti sembra magari anche di non spendere molto, se hai comunque uno stipendio, una cosa tua, e che non dipendi da nessuno, ti sembra comunque di non stare a spendere chissà quanto, almeno per me appunto era così. E comunque vedi tutte queste novità, tutti questi prodotti nuovi, soprattutto le limited edition, e ti sembra che ti serve tutto, che hai bisogno di tutto, anche perché magari vedi la cosa che magari il giorno prima avevi visto di che ne parlava la youtuber che segui, e quindi avevi visto che magari era qualcosa che ti piaceva, e quindi lo compri. E secondo me, almeno per quanto mi riguarda, un meccanismo anche psicologico che subentra è che comunque comprando cose nuove, che magari però alla fine di colori, di prodotti nuovi non sono, che magari ne abbiamo anche altri simili a quelli, però è come se diventassimo più carine, ci sentissimo più belle. È come quando appunto ti tagli i capelli, magari ti senti lì per lì diversa, e quindi magari ecco, utilizzare un prodotto nuovo, utilizzare la nuova palette appena uscita, ti fa sembrare, ti fa sentire diversa, più carina, magari perché appunto utilizzi prodotti più nuovi, e quindi ti sembra appunto di essere anche più interessante, perché magari, che ne so, hai messo un rossetto di un colore brillante, un colore bello che magari prima non avevi, e ti sembra quindi di essere per questo migliore. E comunque all'inizio, secondo me, non ci si rende conto di avere anche tanti altri prodotti simili, anche appunto per colore, per tipologia. Comunque è bello riempire il proprio spazio che si ha a disposizione con tutti questi prodotti nuovi, belli, brillanti, colorati, che magari pochi hanno, o che magari sono anche costosi, e quindi ci si sente fighi, no? Perché si ha l'ultima palette costosa e sembra comunque di essere appunto diversi perché si possiedono questi prodotti.
Quindi secondo me sono queste un po', diciamo, le cause, i sintomi della makeup addiction. Però poi a me almeno è scattato un meccanismo inverso e quindi sono riuscita comunque ad uscirne e devo dire che è da 2 anni sicuro, ma forse anche 3, che non è che io compri più così tanti prodotti. Ci sta che qualcosa compro, tipo è uscita la Naked Heat, l'ho presa. Perché comunque è una palette che mi piace avere, ha dei colori che comunque non ho, mi piace il risultato che mi dà, quindi l'ho presa. È uscita la Smoky, l'ho presa. Che ne so, sono usciti dei prodotti nuovi per gli occhi della Line Crime, 2 li ho presi. Però insomma, ecco, magari compro poco poco ogni anno, pochissimo, ma cose che comunque non ho, quindi rifletto e compro cose che non ho. Quindi, come ne sono uscita? A un certo punto, comunque, ti rendi conto, a meno che appunto tu non abbia una stanza enorme che puoi riempire a tuo piacimento, ma credo che pochi di noi l'hanno, io almeno tutti i miei trucchi ce li ho nel mio bagno, nei miei mobiletti, che sono insomma quelli. Quindi a un certo punto non c'è più spazio. A un certo punto non ce la fai più a mettere là, mettere là, mettere là cose perché non c'è più proprio lo spazio materiale. Quindi io a un certo punto mi sono detta: ma davvero mi serve di comprare un contenitore, no? Nuovo per metterci dentro nuove palette, nuovi prodotti? Mi sono posta il dubbio e quindi ho cominciato a rendermi conto di avere comunque parecchie cose. E a un certo punto a me, sinceramente, sono venuti un po' a noia tutti i video haul di make-up che vedevo prima. Ho cominciato quindi a non seguirli più, l'unboxing, i video haul, mi stancano, anche perché comunque è una carrellata continua di prodotti che sì, possono essere belli nel packaging, nella confezione e tutto, però alla fine stringi, stringi, sono sempre gli stessi, i colori sono sempre gli stessi, cioè difficilmente c'è una novità proprio super wow. Anche la moda è una moda che gira, quindi un anno va una cosa, l'anno dopo ne va un'altra, ma poi magari il terzo anno ritorna quella dell'anno prima. Beh, più o meno le cose sono sempre quelle. E quindi io ho cominciato a non guardare più questi video haul. E quindi anche gli youtuber hanno iniziato un po' a stancarmi perché mi rendevo conto che alla fine anche loro nei video di make-up ripetevano comunque sempre le stesse cose in tutti i video. Quindi ogni volta che aprivano o scartavano quindi una palette, la reazione più o meno era quella. Nuovi smalti, più o meno era quella, perché comunque anche gli smalti. Io da tantissimo che non compro più uno smalto perché ne ho tanti, di tanti colori, non mi serve di prenderne un altro più o meno uguale, per quanto possa essere bello il packaging. E quindi è una cosa poi che mi ha fatto veramente dire ok, sto facendo bene a non comprare più prodotti, sono stati tutti i video decluttering che hanno girato l'anno scorso, soprattutto su YouTube, perché veramente lì ti rendi conto che anche le YouTuber stesse non utilizzano tutta quella grande roba che comunque a loro vabbè arriva, però la comprano anche. Non gli serve perché comunque alla fine è roba che scade, è roba che crea comunque un problema anche di spazio e sei costretto comunque, ecco, a fare video decluttering che a me sinceramente hanno messo veramente addosso la tristezza. La tristezza perché notavo proprio il disagio delle youtuber stesse. Quindi ho iniziato a un certo punto a guardare un po' a quello che avevo. Anziché magari lasciarmi tentare dalle nuove palette che uscivano, dai nuovi rossetti, dalle nuove cose, sono andata a riguardare bene le cose che avevo
e che magari stavano lì nascosti dietro da quelle più nuove, che era da tanto quindi che non utilizzavo, e quindi ho riscoperto prodotti che poi comunque a me piacevano. E quindi alla fine ho trovato molto divertente riutilizzare questi vecchi prodotti, tipo vecchie palette, no? O rossetti accantonati, magari anche mischiando colori di ombretti, di rossetti, creare quindi nuovi colori, nuove sfumature, utilizzare magari un prodotto in un modo diverso da come magari può essere utilizzato. L'ho trovato molto più divertente, molto più stimolante, piuttosto che aprire una nuova palette e cominciare ad utilizzare quella palette così come utilizzo tutte le altre. E quindi secondo me, anche perché mi sono resa conto che quando io avevo comprato quelle cose che poi non ho più utilizzato, alla fine cioè ero contenta di averle comprate, e quindi perché non esserlo anche adesso? E quindi io sto riutilizzando la mattina quando mi trucco prodotti che avevo appunto accantonato, e mi piace perché riscopro il gusto che avevo all'inizio quando quei prodotti erano nuovi. E adesso quando magari mi trovo in un momento di noia che non so cosa fare, non vado a guardare i siti di makeup, i siti beauty, ma leggo. Quindi io ho sempre con me dietro un libro, e quindi nei momenti che non so che fare leggo, e poi in più ho riscoperto il mio hobby, la mia passione per il disegno, e quindi anche lì se sto a casa non so che fare mi metto a disegnare. E riesco anche a resistere alla tentazione di comprare anche lì sempre nuovi prodotti, tipo nuovi colori, nuovi accessori, perché mi bastano quelli che ho, sono anche troppi quelli che ho, perché per come disegno io, per quello che mi serve, vanno benissimo. E ho iniziato poi a seguire youtuber, tipo ecco anche Barbie Xanax, che non parlano solo di beauty, che non fanno video tutti uguali, ma che anzi mi stimolano magari la riflessione, mi stimolano su molti altri argomenti che non siano solo il beauty, perché comunque si crea altrimenti una specie appunto di fissazione, perché uno ci si concentra, uno si concentra solo su quell'ambito, solo su quell'argomento, e quindi non pensi ad altro, non vedi altro, e quindi il make-up diventa il tuo mondo, non esiste altro. E invece no, è bello scoprire, cercare appunto di scoprire nuovi interessi, nuove passioni. E quindi poi alla fine mi sono resa conto anche che tutte queste grandi youtuber che hanno queste mega collection di trucchi, alla fine anche loro comunque le vedi che si truccano sempre allo stesso modo, sempre con gli stessi colori, quindi anche loro hanno tante cose ma alla fine non le usano, secondo me. E quindi è meglio avere veramente pochi trucchi, comunque anche tanti, ma insomma una quantità accertare, perché non continui comunque ad aumentare senza senso nel tempo, e sfruttare più che si può quelli che si hanno. Questa secondo me è la cosa migliore, perché tanto quando ne hai anche tanti, a finire che poi non te li godi, non li usi, e quindi è solo uno spreco di soldi, e comunque ti crea comunque una cosa triste, perché comunque tu vali sia sì prima di tutto per come ti presenti, perché è la prima cosa che vedono tutti, quindi per essere carine, presentabili, a posto non occorre avere mille palette, mille ombretti, no? Ma poi soprattutto vali per quello che dici, per come pensi, per come esprimi le tue idee, le tue opinioni. Quindi sì, il make-up, sì, essere presentabili, essere carine, però ci vuole anche comunque di saper parlare, di saper comunque presentarsi in un certo modo come atteggiamento.
Quindi questa è la mia esperienza. Io spero che il mio video vi sia stato utile, vi abbia magari anche a voi un po' ispirato come a me ha ispirato Barbie Xanax, e vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di attivare la campanella per essere comunque aggiornati su tutti i video che pubblico e di iscrivervi ai miei social, soprattutto Instagram, trovate tutti i link sotto nell'info box. E quindi vi aspetto anche lì, perché pubblico parecchie foto, anche lì mi diverto a creare, ma non tanto quindi a comprare e mostrare, ma a creare foto con quello comunque che già ho, cercando appunto di combinare magari le cose che ho in modo diverso. Insomma, mi diverto anche lì su Instagram. E quindi niente, io vedo che ho già parlato un bel po', grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo, ciao!